Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio condividere con voi una novità di cui vi volevo parlare da veramente tanto tempo, ovvero che sto partecipando a un concorso musicale. È da novembre che mi trattengo dal mettere storie su Instagram per non rovinare la sorpresa dell'annuncio qui sul canale, ma finalmente eccoci qui per parlarne un po' insieme. Il concorso a cui sto partecipando si chiama Fortuna Music Awards e è indirizzato principalmente ai cantautori ed avrà luogo a Palestrina, dove sono cresciuta e dove vivono tuttora i miei genitori. Se volete andare a vedere più nello specifico un po' di informazioni riguardo a Fortuna Music Award, vi lascio comunque in descrizione il link ai loro social. Penso che non si nota dal video, ma devo ammettere che oltre a essere decisamente emozionata al riguardo, sono assolutamente terrorizzata, perché uno, dovrò interagire con altri musicisti, e se c'è una cosa che io non sono minimamente in grado di fare è interagire con altri musicisti senza avere il bisogno profondo di scomparire sul posto e due, perché mi dovrò esibire davanti a altre persone per la prima volta, escludendo i vari saggi, diciamo, alle varie scuole di musica dove ho partecipato. Quindi sì, sono abbastanza agitata, diciamo. Comunque, insicurezza a parte, facciamo un salto indietro nel tempo a settembre-ottobre, quando mi sono imbattuta nell'iniziativa sui social. O meglio, quando ho deciso di partecipare, perché in realtà avevo già visto sui social alcuni post riguardo a questo Fortuna Music Award verso l'inizio dell'anno scorso. Solo che tra i prerequisiti per partecipare c'era quello che la canzone inedita con cui si andava appunto a iscriversi doveva essere in italiano, e chi mi segue da un po' di tempo saprà che invece io tutti i miei brani fino appunto all'ultimo singolo che è uscito all'inizio di quest'anno li facevo in inglese. Per questo, quando per la prima volta ho sentito parlare appunto di questo concorso, non ci ho dato troppo peso e sono semplicemente andata avanti senza rifletterci particolarmente. Durante l'estate del 2020 invece poi mi sono ritrovata a scrivere quello che poi è diventato il mio primo singolo, Mentre sorge Orione, e quindi quando poi tra settembre e ottobre mi sono rimbattuta nei post riguardo a un concorso, io avevo questa canzone in italiano quasi conclusa e quindi mi sono impegnata per completare il brano e produrre entro appunto la scadenza per l'iscrizione, in modo da poter partecipare anch'io. Se non avete sentito il mio singolo Mentre sorge Orione, ve lo metto qui nei link delle schede. Mi faccio un po' di pubblicità perché quella va sempre bene. Se volete ascoltarlo potete sentirlo anche su Spotify, su iTunes, insomma sulle varie piattaforme di streaming musicale. Vi lascio tutti i link in descrizione pure questa volta. Immagino che una buona parte di voi abbia già sentito il brano, però insomma qualora ci fosse qualcuno che è appena arrivato, che per caso si è ritrovato questo video tra i suggeriti, potete trovare lì la canzone. In uno dei vlog che metterò sul canale durante questa vering vi parlerò di come è nata la canzone, di come l'ho scritta. Fatto sta che comunque per questo video vi dico semplicemente che mi sono messa d'impegno per finire sia la fase di scrittura che la produzione della canzone in tempo per l'iscrizione, e verso fine novembre, se non ricordo male, ho mandato appunto il brano per partecipare a questo Fortuna Music Awards. A suo tempo, quando ho inviato il brano, ho deciso di non mettere niente sul canale perché non sapevo ovviamente se sarei stata selezionata. C'era questa prima fase online, appunto, in cui ci si iscriveva mandando un proprio brano e poi si sarebbe venuto a sapere se si passava invece a quella che era la fase live. Dal momento quindi che non ero sicura se sarei passata o meno, delle persone che si sono iscritte siamo passati circa la metà, e quindi ho pensato di tenermi la cosa per me e aspettare e vedere semplicemente come sarebbe andata. A gennaio ci hanno fatto sapere poi chi è passato alla fase live. Io appunto sono stata tra le persone che sono riuscite a passare, e in quel caso ho pensato che probabilmente avrei potuto annunciare la cosa insieme all'uscita della canzone, che è uscita appunto il 30 gennaio. Però pure lì poi mi sono detta che già l'uscita della canzone era una grande novità, avevo fatto l'annuncio specifico sempre qui sul canale per l'uscita della canzone, non mi andava di
mettere troppe novità all'improvviso tutte insieme e quindi pure in quel caso ho deciso di aspettare. Avremmo dovuto cominciare poi con le fasi live a marzo, ma come sappiamo tutti, tra Covid, decreti, chiusure e problemi vari, poi ci sono stati un po' di rinvii e quindi ho deciso di aspettare delle informazioni più sicure in modo da poter vedere qui sul canale una volta che ormai la situazione era stabile e era sicuro quando ci sarebbero state le esibizioni. Ora che ci penso nel raccontarvelo, ho la sensazione che ho procrastinato un po' tanto l'annuncio della cosa e non ne so il motivo. Ora come ora non ho il tempo per una sessione di autoanalisi al riguardo, ci rifletterò in futuro. Comunque, io questo video lo sto registrando in anticipo, come sto facendo per la maggior parte dei vlog di questa Vedim, però se voi state guardando il video nel giorno in cui esce, quindi domenica, vi dico che la mia esibizione sarà tra precisamente 2 settimane, ovvero domenica 30. Ci hanno detto che per il live ci possiamo esibire con 2 brani, quindi ovviamente io partecipo con Mentre sorge Orione e con una seconda in inglese, perché ci hanno detto che per l'esibizione live era possibile fare anche una canzone in lingua, ma questa canzone voi ancora non la conoscete perché non è una di quelle che ho già messo sul canale, me la sto tenendo, come dire, per me, sto cercando di decidere se mettervela in acustico e poi eventualmente farla produrre o se aspettare organizzarmi per appunto farla tutta bella prodotta e poi mettervela direttamente così. Non lo so, ci sto riflettendo. L'unica cosa che vi posso dire è che il titolo è I Belong. Detto questo, non sono sicura che il concorso possa essere seguito a distanza, quindi non saprei, probabilmente semplicemente farò un nuovo vlog dopo queste semifinali live in cui vi farò sapere com'è andata. Però comunque se volete rimanere più aggiornati seguitemi su Instagram, questo è il mio username, perché sicuramente lì non appena avrò delle informazioni più specifiche ve le farò sapere. Detto questo, io penso che l'annuncio principale l'ho fatto e quindi non mi dilungherei oltre. Semplicemente, come sempre, vi chiedo di lasciare un like, soprattutto se siete emozionati per questa cosa come me. E se avete qualunque curiosità a riguardo, lasciatemele come sempre nei commenti, perché sicuramente vi risponderò lì sotto. E niente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto prestissimo, o meglio, domani, nel prossimo video. Tschüss!